Conte Cagnano Cirielli dice sì alla privatizzazione. Per il termovalorizzatore richiede la nomina di un commissario. Entra in vigore il piano territoriale di coordinamento. Nocera Superiore, città dei primati in campo ambientale di una bassa pressione fiscale, parla il sindaco Gaetano Montalbano. Ben ritrovati dal TG di informazione salernitana.it, la web TV della provincia di Salerno. In primo piano la consueta intervista del presidente Edmondo Cirielli, che ha parlato dell'aeroporto di Ponte Cagnano dicendosi favorevole alla privatizzazione. Sul CSTP ha ricordato che la provincia è intervenuta in sostegno del consorzio con il finanziamento di altri 500.000 euro. Infine, sul termovalorizzatore, la richiesta al presidente Caldoro di un commissario, Marina Santoriello. Aeroporto di Salerno, il direttore generale per i trasporti e gli aeroporti del Ministero delle Infrastrutture dice vale la pena di puntare sulla ristrutturazione dello scalo di Ponte Cagnano, bocciando di fatto Grazzanise. Ovviamente ringraziamo il dottor Pelosi, ma è chiaro che è la conferma che la provincia insieme alla Camera di Commercio stanno facendo un buon lavoro e soprattutto che anche il presidente Caldoro è riuscito a porre l'attenzione sul nostro scalo aeroportuale. Ormai è una realtà, finanziamento per la viabilità ricevuto, finanziamento in aggiudicazione per allungare la pista e l'aerostazione, grande interesse dei privati ad entrare nella società o addirittura acquistare la società di gestione. C'è ancora un problema, tanti comuni morosi, con in testa il comune di Salerno, che mettono in difficoltà l'azienda. Uno sfascio ereditato dal centro-sinistra, un aeroporto aperto senza pista, senza collegamento con la tangenziale, chiuso e subito dopo assunte le persone, invece rivitalizzato, dato dignità ai lavoratori, con voli oggi che ci sono su Monaco, Bratislava, Verona, Milano, Olbia, Catania. Insomma, diciamo, il nostro aeroporto rientra in scena dopo un anno oltretutto con l'Alitalia, che ha pubblicizzato molto l'esistenza. Salerno rientra nuovamente alla grande come modello diverso, come provincia che funziona, efficiente e che ha grandi capacità attrattive di capitali, di investimenti oltre che di turismo. Nei giorni scorsi si è parlato della privatizzazione dello scalo. Assolutamente siamo in questa linea, d'altronde già a dicembre è stata trasformata il consorzio in società di capitali per iniziare questa fase. La provincia e la Camera di Commercio viaggiano all'unisono su questa strada, ritengono che sia fondamentale l'ingresso dei privati, che progressivamente devono prendere il posto della parte pubblica, che aveva lo scopo di far partire l'aeroporto e procurare quegli investimenti necessari e garantire la permanenza dell'aeroporto nel piano strategico nazionale, che era questa la missione che la provincia si era 3 anni fa data, e mi sembra insomma che il successo sia totale. Prima la visita del ministro Passera, che ha fatto addirittura una conferenza stampa del nostro aeroporto, poi oggi questa conferma dal Ministero dei Trasporti dei tecnici che confermano che Salerno è il futuro della Campania dal punto di vista del volo. Sempre in tema di trasporti, vicenda CSTP, la giunta provinciale delibera la costituzione di un fondo di 500.000 euro per l'adeguamento delle tariffe. Sì, noi manteniamo come al solito la parola data, con soldi tonanti. In un momento di grande difficoltà per tutti, e la provincia non solo anticipa i soldi che deve il CSTP, a differenza di altri enti come per esempio il Comune di Salerno, che a chiacchiere fanno molto ma poi nei fatti non pagano neanche i soldi che devono, provocando i tanti disagi ai cittadini salernitani. Invece la provincia, che peraltro ha competenze anche diverse e ridotte per quello che riguarda per esempio la città, investe con altri 500.000 euro fino alla fine dell'anno, che significa 1.200.000 in più all'anno, e questo lo possiamo fare perché in questi 3 anni la provincia è stata risanata dal centrodestra e ha avviato una fase nuova che consente di individuare i servizi essenziali e impegnarci. È chiaro che adesso ci vuole un ulteriore passo da parte della Regione, promesso da Vetrella e Caldoro, ma il problema vero è anche il governo nazionale, che ci blocca i contratti di solidarietà, ci blocca la cassa integrazione, rischia di mandare in mezzo alla strada più di 150 persone. È un'autentica vergogna, e per questo io ho votato contro la Fornero, anche se la stampa salernitana non se ne è accorta molto. E d'altro canto l'altro grave problema è che il governo Monti ha tagliato tanti fondi, soprattutto quelli sui trasporti.
rifiuti, oggi un incontro con i lavoratori del consorzio di bacino Salerno 4 da giorni in segno di protesta sul tetto. Sì, diciamo la provincia non ha competenze giuridiche perché c'è un consorzio commissariato, la nomina è stata fatta dalla provincia stessa o dal presidente della provincia in quanto commissario. Oggi c'è una competenza autonoma, ma la vera responsabilità, lo sappiamo, è dei comuni che non pagano e anche del Monte dei Paschi di Siena, che incredibilmente, nonostante che quando è arrivato questo commissario 2 anni fa aveva trovato oltre 2 milioni, 2 milioni e mezzo di euro di passivo, che è stato ridotto a 1,9 milioni, ha improvvisamente bloccato gli affidi. Io credo che ci siano anche estremi di reato, comunque c'è un pubblico servizio, non lo si può interrompere, ne parlerò con il prefetto e credo che bisogna intervenire. D'altro canto i lavoratori fanno bene a protestare, non c'è dubbio, invito i comuni del Cilento Morosi a saldare il loro debito immediatamente, perché è una vergogna che per colpa di comuni che magari pensano a fare feste e festini e poi non ci siano i soldi per gli operai. E da parte mia un atto doveroso politico, perché il presidente della provincia è anche il capo della comunità politica, e quindi 10 operai mi hanno chiesto di incontrarmi e ovviamente ho dato priorità all'incontro con loro. Questione termovalorizzatore, all'orizzonte la nomina di un commissario? Beh sì, diciamo la provincia di Salerno ha esaurito il suo compito, un lungo percorso del termovalorizzatore con tanti ostacoli, innanzitutto un governo, anche devo dire quello Berlusconi, molto confuso per colpa dell'ex ministro dell'ambiente, sicuramente per colpa del ministro Maroni. Ricordo un decreto che prima aveva assegnato alla provincia, poi mentre stavamo facendo la gara incertezza su chi doveva fare questo termovalorizzatore. Il fallimento del commissario De Luca, che ha fatto 2 gare di cui una è andata deserta e una dichiarata infruttuosa, già 15 milioni di euro spesi da De Luca, processi contro De Luca dalla procura sia per la vicenda di una nomina fatta, ha detto, dalla procura illegalmente, sia poi per aver fatto una variante urbanistica mentre si faceva una gara. Purtroppo una gara hanno partecipato solo 2 ditte, ha vinto una regolarmente, un consorzio di imprese, poi un anno perso per colpa della prefettura di Milano, che ha dato insomma un parere positivo su un'informativa ma assai dubbio, nel senso che non in maniera chiara come ci si aspetta da un ente dello Stato. Per una cosa importante, non ci dimentichiamo che a Napoli il governo ha speso con soldi della Campania 300 milioni di euro per fare un termovalorizzatore, a Salerno è stata fatta una gara in project financing, quindi sono le imprese private che ci mettono i soldi, insomma ci dovevano fare i complimenti. Un disinteresse totale, tranne del presidente Caldoro, che ovviamente ha sempre seguito insieme all'assessore Romano. A questo punto credo che sia giusto che la provincia affidi a un commissario che abbia gli strumenti urbanistici e ambientali per procedere celermente, perché altrimenti rischiamo prima poi un'altra emergenza. Oggi abbiamo già un'emergenza finanziaria perché portiamo i nostri rifiuti a Taranto e ci costa 1 milione di euro al mese, che significa tradotto in anno 12 milioni di euro di soldi in più buttati dalla finestra per chi non ha saputo fare, e mi riferisco, lo dico senza peli sulla lingua, a De Luca, il termovalorizzatore negli anni passati. Abbiamo bisogno di celerità su questa scelta, oltre al fatto che c'è il rischio di un'emergenza anche ambientale, perché da un momento all'altro magari Taranto potrebbe non prenderci più rifiuti. Comunque siamo in una crisi finanziaria perché, l'abbiamo detto prima, i comuni non pagano i servizi, preferiscono fare le luminarie o invitare Gianna Nannini, e chiaramente i servizi poi diventa difficile assicurarli, quindi il termovalorizzatore è necessario. Io non ho gelosie e preclusioni, chiederò al presidente Caldoro di affidare la prosecuzione dei lavori a un commissario straordinario, quindi ho un magistrato, un prefetto o un professore universitario. Il piano territoriale di coordinamento dopo circa 20 anni d'attesa è una realtà. La provincia di Salerno è la prima in Campania ad aver approvato il PTCP, presentato a Salerno alla presenza dell'assessore regionale all'urbanistica Marcello Taglialatela.
È stato presentato a Salerno ad una platea di amministratori locali e progettisti il piano territoriale di coordinamento della provincia di Salerno, prima in Campania a concludere positivamente l'iter per l'approvazione dell'importante strumento di pianificazione urbanistica. Un piano che rappresenta, come ha sottolineato il presidente della provincia di Salerno Edmondo Cirielli, il principale punto di riferimento per l'individuazione delle strategie di pianificazione urbanistica da parte dei comuni. Il PTCP della provincia di Salerno fa leva sulla ricchezza e diversità del territorio provinciale, ne esalta le identità locali ed in tal senso il piano dell'identità. Ora i comuni dovranno adeguarsi e fare le scelte accompagnati dal supporto dell'ufficio di piano della provincia che convocherà conferenze di copianificazione. Un risultato storico per la provincia di Salerno, ma che deve diventare ordinario per la pianificazione territoriale ed urbanistica regionale. Assessore Taglialatela, il PTCP della provincia di Salerno è un evento storico grazie anche alla regione Campania. Sì, è un evento storico perché il primo piano territoriale di coordinamento provinciale approvato nella storia della regione Campania, però io spero che diventi sempre meno un evento storico, nel senso che noi dobbiamo fare in modo come regione Campania che diventi un fatto ordinario l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento, ovviamente, e anche i loro adeguamenti. Nel frattempo in questi giorni è già stato approvato anche quello di Caserta, prossimamente approveremo quello di Avellino, Benevento e Napoli. Io spero che tutto accada entro il mese di luglio, a dimostrazione di un lavoro che abbiamo iniziato circa 2 anni fa, che ha puntato tutto sul governo del territorio attraverso ovviamente gli strumenti di copianificazione che abbiamo messo in campo. Dunque, qual è l'appello agli amministratori del territorio? Ma innanzitutto di considerare che da oggi hanno 18 mesi per approvare i loro PUC e questa è un'opportunità che diventa anche una necessità. L'opportunità è quella di legare l'approvazione di PUC in coordinamento a quello previsto dal piano territoriale di coordinamento. Il dovere è determinato dal fatto che se non vengono approvati i PUC nell'ambito dei loro territori verranno applicati gli strumenti urbanistici più restrittivi possibili, e questo è un dato che noi abbiamo voluto fortemente attraverso una legge che è stata approvata ad agosto dell'anno scorso come Regione Campania. Anche questa legge rientra in un segmento, è un segmento di un meccanismo più vasto, di un metodo di lavoro che abbiamo adottato e che mi pare come Regione Campania e anche come provincia di Salerno ovviamente stia dando i primi frutti positivi. La convocazione delle conferenze di copianificazione avvia la fase di attuazione del piano territoriale di coordinamento. Dà la parola ai comuni per la redazione dei PUC. Nella provincia di Salerno sono in 150 quelli chiamati ad attivare le relative procedure tecniche ed amministrative, mentre per gli altri 8 che ne sono già dotati si tratta di compiere atti di adeguamento. È un passaggio storico che consente, dopo decenni di spontaneismo speculativo, di governare assetti urbani, ambientali ed infrastrutturali secondo un modello integrato di scelte e di azioni partecipate e concorrenti tra diversi interessi ed esigenze delle comunità locali. Gli indirizzi contenuti nel piano sono di riferimento e di ausilio per i comuni, soprattutto per i più piccoli, ma sono anche stimoli per operatori economici e sociali, pubblici e privati, ad investire in un contesto di certezza e di legalità. E non è poco, in una realtà segnata da fenomeni di abusivismo e da dismissioni imprenditoriali. Taglio del nastro per il nuovo svincolo sulla tangenziale di Salerno, opera ideata e voluta dall'amministrazione Cirielli. La città di Salerno si apre alla Piana del Sele, dà una viabilità alternativa all'ex statale 18, un'infrastruttura strategica indispensabile per un più rapido accesso all'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi, ha sottolineato il presidente della provincia. La rampa dei Longobardi, così è stata chiamata l'infrastruttura, garantirà un collegamento diretto tra la strada provinciale 417
Venezia Versana, la tangenziale di Salerno e lo stesso scalo di Ponte Cagnano, 1.200.000 euro per un nuovo sistema stradale che convoglierà i flussi di traffico in direzione sud. Contemporaneamente la provincia di Salerno ha recuperato un finanziamento di oltre 50 milioni di euro per i quali è già pronta la progettazione preliminare. Si prevede il prolungamento della Versana fino all'innesto con la strada provinciale 430 Cilentana, oltre all'adeguamento di tutta la viabilità a servizio dell'aeroporto. Il progetto L'arte della felicità, le ragioni del sentimento, musica, arte, poesia in una confluenza diversi, forme e suoni è il tema del Giffoni Experience presentato a Palazzo Sant'Agostino. Il festival prenderà il via il 14 luglio fino al 24 e presso il convento di San Francesco a Giffoni Vallepiana si terrà l'esposizione L'arte della felicità attraverso i musei provinciali con 12 reperti archeologici, ceramiche, batik, stoffe, quadri e libri d'arte tratte dalle collezioni provinciali. Nella stessa sede sarà presentato il videofilm Felicità, un viaggio nei musei e nelle biblioteche della provincia di Salerno. Durante la presentazione è stato firmato il protocollo d'intesa tra la provincia e l'ente autonomo Festival Internazionale del Cinema per i Ragazzi. La provincia di Salerno partecipa così al 42esimo Giffoni Film Festival con un percorso d'arte che intende far conoscere ai ragazzi del patrimonio storico-artistico, archeologico e libraio dell'ente. Il Giffoni Film Festival, ha dichiarato il vicepresidente Antonio Iannone, conferma l'esistenza di un meridione diverso, capace di realizzare eventi di cultura internazionale. Per questo motivo l'amministrazione provinciale ha intrapreso importanti iniziative con il festival, quali il progetto GFF.eu per il servizio di volontariato europeo e il protocollo d'intesa per la realizzazione della mostra L'arte della felicità. Settima edizione delle giornate dell'emigrazione, l'evento che promuove sul territorio provinciale ed internazionale momenti di riflessione con dibattiti, premi enogastronomici e scambi culturali all'insegna dell'italianità. La rassegna promossa dall'Associazione Sviluppo Mezzogiorno Futuro, presieduta da Salvo Iavarone, inizierà il prossimo 8 luglio nel Teatro Comunale di Sant'Arsenio con la tavola rotonda sul tema Internazionalizzazione delle imprese, quali rapporti con gli italiani oltre confine. Gran finale ad ottobre, quando una delegazione dell'associazione si recherà a New York per partecipare al Columbus Day. Protagonista in quell'occasione anche la dieta mediterranea. Il comune di Contursi Terme ha aderito nell'ambito del progetto Eden all'Associazione Nazionale delle Destinazioni Europee del Turismo di Eccellenza. L'ufficializzazione è avvenuta nel corso di un incontro tenutosi nei giorni scorsi presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In occasione dell'incontro è stata presentata una pubblicazione bilingue su tutte le destinazioni italiane del turismo di eccellenza e lo spot che andrà in onda sui canali nazionali Rai e Mediaset. Già nell'ottobre del 2010 il presidente Cirielli consegnò agli imprenditori termali il premio Eden, conferito alla cittadinanza dell'Alta Valle del Sele quale destinazione europea di eccellenza. Continua il nostro viaggio alla scoperta dei territori della provincia. A Nocera Superiore abbiamo incontrato il sindaco Gaetano Montalbano.
Le telecamere di informazione salernitana sono nel battistero paleocristiano di Santa Maria Maggiore, uno dei templi cristiani più significativi della Campania, ascrivibile al VI secolo d.C., detto anche la Rotonda per la sua forma circolare, e costruito all'interno delle mura cittadine dell'antica Nuceria Alfa Terna. Una curiosità: si dice che chi non riesca a passare tra le colonne del battistero non sia puro con l'anima, un rituale oramai praticato da numerosi turisti che visitano il battistero e che possono ammirare il ciclo pittorico che adorna la cappella con questo bellissimo affresco della Madonna. Siamo nella stanza del sindaco di Nocera Superiore Gaetano Montalbano, un comune virtuoso soprattutto per quanto riguarda le casse comunali in attivo. Sindaco, uno dei pochi comuni dell'agro nocerino sarnese che vanta dei conti a posto. Ma non direi solo dell'agro nocerino sarnese, credo che in Italia siano pochi i comuni che oggi hanno casse buone in attivo. Per cui non è che ci distinguiamo, ma questo significa buona politica, buona amministrazione, oculatezza nelle spese, anche tasse molto basse per tutti i servizi che diamo. Questo ci permette di avere una capacità di incasso superiore a tutti gli altri comuni, un po' di virtuosità, un po' di disponibilità e soprattutto una resa eccellente. Un comune che insegue le buone pratiche anche per quanto riguarda la raccolta differenziata. A breve sarete premiati nuovamente da Lega Ambiente. Ma non solo quest'anno, ma sono oramai 7 anni che veniamo premiati, per cui vuol dire che non bisogna essere manco tanto contenti solo per questo premio, bisogna migliorare in tutto e bisogna ancora evolversi rispetto a questo, per cui la prossima mossa sarà quella di passare al porto a porto con la tessera identificativa per ogni contribuente per aiutarlo ancora a differenziare di più e per risparmiare. Questo è un ulteriore passo in avanti. Ci fa piacere, ma dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Tasse basse per i cittadini, ma anche servizi per le politiche sociali rivolte ai disabili, agli anziani, ai più giovani. A tutti, cioè noi eroghiamo tutti i servizi previsti dalla legge a tutte le categorie, con fondi esclusivamente comunali, che passano attraverso il piano di zona e per cui distribuiamo anche le vacanze ai disabili, le vacanze agli anziani, con una modica spesa che supportiamo con le nostre casse, grazie a questa politica oculata non solo fiscale ma anche di spesa corrente. Il suo comune ha anche dei siti d'eccellenza che sono diventati oramai attrattori turistici e culturali come Villa De Ruggero, il battistero paleocristiano. Il comune vanta quindi un ventaglio di proposte per quest'estate. Ma queste sono delle eccellenze storiche per le quali non si è fatto molto, ma bisogna fare ancora di più. A parte Villa De Ruggero, che è gestita dalla provincia, poi abbiamo il battistero paleocristiano gestito dalla curia e dalla sovrintendenza, poi abbiamo la necropoli monumentale del Pizzone, per le quali da qui a un anno elaboreremo un progetto di rilevanza europea che permetterà a tutti quelli che verranno in vacanza da queste parti di poter visitare anche a titolo gratuito, ma compreso nel biglietto, nel badge delle vacanze, di poter visitare questi siti nel momento in cui dal protocollo d'intesa tra noi e la sovrintendenza verrà fuori la gestione di questi monumenti importantissimi, ivi compreso la realizzazione di concerti all'interno di queste aree e di manifestazioni, non di piazza, ma manifestazioni riservate di molto impegno, ma soprattutto di rilevanza culturale importantissima. Dobbiamo fare di più, cerchiamo di farlo, ma vista la ristrettezza dei tempi, soprattutto da un punto di vista economico, dobbiamo impegnare non solo le nostre risorse, ma anche investire su qualche privato. Man made the train.
dark and man make a boat for the water. Like my Bible said, Noah made the ark. Conferito a quattro personalità illustri il premio Salernitani nel mondo. Come di consueto, la cerimonia si è svolta a Palazzo Sant'Agostino. Ivana Romano. Un barman, un finanziere filantropo, un magistrato e un giornalista sono i salernitani illustri nel mondo premiati dall'amministrazione provinciale di Salerno. I riconoscimenti sono stati consegnati a Palazzo Sant'Agostino a Salvatore Calabrese, con lui il bar è divenuto luogo di culto. A Matthew J. Di Domenico, al vertice del NIAF, National Italian American Foundation, portatore di messaggi di coesione sociale alla ricerca di integrazioni per un mondo nuovo. Antonio Esposito, presidente seconda sezione penale della Corte di Cassazione, è stato sempre soltanto rassicurante bocca della legge. Michele Santoro, uno dei simboli di giornalismo creativo e controcorrente attraverso l'uso ragionato e spettacolarizzato della notizia. Alla cerimonia animata dal giornalista del TG1 Attilio Romita sono intervenuti tra gli altri il prefetto di Salerno Gerarda Maria Pantalone, il presidente della locale Camera di Commercio Guido Arzano, il presidente dell'Associazione Salernitani Campani nel Mondo Geppino Afeltra. Le motivazioni dei premi sono state lette dal presidente della provincia onorevole Edmondo Cirielli per il giornalista televisivo Michele Santoro, dal sindaco di Sarno Amilcare Mancusi per l'alto magistrato Antonio Esposito, dal sindaco di Scafati Pasquale Liberti per l'immobiliarista e finanziere di fama mondiale Matthew J. Di Domenico e dall'assessore alla cultura del comune di Maiori Mario Episcopo per il bartender più noto del mondo Salvatore Calabrese. E siamo alla rubrica Intramenia. Questa settimana Luisa Tornitore ci porta alla scoperta del patrimonio di inestimabile valore custodito nel Museo Archeologico Nazionale di Ponte Cagnano. Archeologico nazionale intitolato agli Etruschi di frontiera raccoglie reperti provenienti dal centro villanoviano ed etrusco campano di Ponte Cagnano, un patrimonio di inestimabile valore il cui nucleo più consistente è rappresentato dai reperti provenienti da oltre 9.000 sepolture scavate nella necropoli negli ultimi 50 anni. Il percorso espositivo si snoda in senso cronologico, introducendo il visitatore nelle sezioni dedicate alle diverse epoche, dal periodo neolitico all'età romana, e tenta di offrire momenti di approfondimento sulla città, sullo sviluppo urbano, sulla necropoli, i santuari e la produzione artigianale. Centrale la sezione dedicata alle aristocrazie del periodo orientalizzante, databile tra la fine dell'VIII e la fine del VII secolo a.C., alle quali sono riferibili alcune sepolture che per la composizione e la qualità del corredo funerario sono state definite principesche. E anche per questa edizione è tutto, la redazione di informazione salernitana.it vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana.